Progettato dagli ingegneri Umberto Savoia e Rodolfo Verduccio nell'estate 1916, è prodotto dalla società Ansaldo di Genova alla fine del 1916. Il Savoia Verduccio Ansaldo, SVA, nasce come velivolo da caccia biplano a struttura mista, tela e legno. Ma fin da subito è convertito in ricognitore e bombardiere leggero. Collaudato da Mario Stoppani nel corso del 1917, nel 1917-1918 è impiegato in missioni operative al di là del fronte. Costruito in diverse varianti, SVA 4, SVA 5, SVA 3, SVA 9, SVA 10, monoposto, biposto e idro. Le principali versioni in cui è utilizzato sono lo SVA 4 e lo SVA 5. Quest'ultimo monta un motore SPA 6A da 220 cavalli, 6 cilindri in linea, raffreddato ad acqua, che consente all'apparecchio di ottenere una velocità massima di 215 km orari. Stoppani, però, durante il raid Torino-Udine-Torino del 1917, porta il velivolo a ben 220 km orari. Lo SVA 5 è lungo 8,10 metri e alto 2,65. Ha un'apertura alare di 9,10 metri. La superficie alare è pari complessivamente a 24,20 metri quadri. A vuoto pesa 700 kg, 965 kg a pieno carico. Riesce a raggiungere i 3.000 metri di quota in poco più di 11 minuti. Ha un'autonomia di volo di circa 5 ore. La fusoliera ha una forma rettangolare nella sezione anteriore, triangolare in quella posteriore per garantire una migliore visibilità dall'alto. Durante la Grande Guerra, lo SVA 5 è armato con due mitragliatrici Vickers controllate dal pilota e sincronizzate per il tiro attraverso il disco dell'elica, tre bombe da 162 mm o in alternativa spezzoni Bettica. Può essere equipaggiato anche con due macchine fotografiche Lamperti e Garbagnati. Gli SVA sono protagonisti di alcune delle principali avventure aeree tra la Grande Guerra e l'immediato primo dopoguerra. Il volo su Vienna dell'estate 1918 e il raid Roma-Tokyo del 1920. Lo SVA 5, che vedete esposto presso il Museo